Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua oggi per l'uscita più importante di tutto l'anno. L'uscita di Radish, Dokkanfe... Perché Yamcha è morto? Chissà di aver sbagliato carta? Non lo so, cioè nel senso... Siamo lì di potenza. Memate a parte, siamo qua per l'uscita più importante del Global. Avete letto il titolo, 9.3 su 10 la potenza di Radish. Il miglior Dokkanfest del gioco. Radish fisico, mamma mia. E siamo qua ovviamente a provarlo nell'evento più difficile di tutto il gioco. LGE 1.0. Perché ovviamente la sua potenza non può essere contenuta in Red Zone e robe del genere. Bisogna andare a provarlo qua. È troppo potente per essere giocato veramente. Ok, siamo in Saiyan Saga, la sua vera e propria lead. Che ci permette di giocare Yamcha morto. Ovviamente ragazzi, lo dico qua, ma dovete ascoltare. Mamma mia la potenza con il buffer, 4 milioni e 3. Cioè ragazzi, non potete capire, cioè questi numeri non si vedono da nessun PG, cioè ad Ability Full i PG sparano a malapena 3 milioni, cioè capite, 4 milioni e 3, mamma mia, fortissimo, fortissimo ragazzi, veramente fortissimo, devo dire tanta roba assolutamente. Però ora, cavolata a parte, abbiamo anche Goku Kaio, Abbiamo anche Goku Kaio, Goku Kaio ci sta, è Saiyan Saga. Alla fine dei conti ci può stare, cioè questa LR non è neanche un pelo della potenza di Radish, ok? Cioè, parliamoci chiaramente. Radish è più potente di Goku Kaio LR. Non è neanche equiparabile la cosa, capiamo? Non è neanche equiparabile la cosa. Goku Kaio è una pippetta a confronto a Radish fisico Dokkanfest. Ovviamente il titolo dice 9.3 su 10, ok? Perché quello è quanto effettivamente è buono, cioè è 9.3 su 10, secondo le tier list giapponesi. Detto questo, oltre a quello, c'è anche scritto must pull. Cioè ragazzi, voi dovete pullare tutte le stone che avete per Radish. No, questo è stato un fluke, è impossibile che abbia caricato così tanto Goku Kaioken. Oh, ok, vediamo, dai, Radish, vai all'azione. Ce la farai, no? Lo aiutiamo con Nappa Rare Summon. Molto buono, molto buono. Però non è ai livelli ovviamente di Radish. Radish fisico è su un altro pianeta fondamentalmente. Radish fisico è su un altro pianeta, è giusto dirlo un attimino. Quanta def abbiamo? 160.000. Ok, 160.000 def. Va bene, vabbè, vediamo un attimino se riusciamo a tirar fuori qualcosina da questo. Da questo Radish fisico Dokkanfest super mega potente. Forse. No, la special così mi dovevi fare. Vabbè, Nappa ovviamente qua, ragazzi, tankerà sempre. Full vita è una belva, Nappa. Nappa è una belva full vita. Oh, eccolo qua. Ma guardatelo! Si è incavolato, 7 milioni. Cioè è il miglior danno del gioco. Cioè voi non potete capire assolutamente niente se non pensate che Radish fisico sia il miglior PG del gioco. Cioè 9.3 su 10, sotto di lui ci sono tutti gli altri. Tutti gli altri a confronto sono... Pip, fine. Quella è la cosa. Sono delle pippe, ragazzi. Radish è il miglior Dokkanfest del gioco. Se non ci credete, mi dispiace per voi. Vi state perdendo il miglior Dokkanfest del gioco. È la potenza assoluta, Radish. Radish è la potenza assoluta di tutto Dokkan. Cioè, lui è quello che praticamente decide se una carta è buona o fa schifo. Cioè, se non supera Radish vuol dire che fa schifo. Ok? Questa è la situazione, ovviamente... Ragazzi, siamo a poco tempo dai KK, però io ve lo consiglio, pullate tutte le stone all in su Radish, cioè ne vale troppo la pena, ok? Questa è la situazione, ne vale troppo la pena. Non vedete la potenza che stiamo scatenando sulla LGE? Ragazzi, dai, su, non prendiamoci in giro. Non ce la fa quasi nessun PG del gioco a tirar fuori una potenza così come Radish. Tanking assurdo, danni assurdi, nessuno ci arriva vicino.
È così. Questo è uno dei piccoli problemi. Un attimino, dai. Lasciamo perdere quello, va, lasciamo perdere quello un po'. I link fanno schifo. Quello, ragazzi, non ci posso far niente. Sono i link di Radish, poverino. È poverino più che altro, ok? Non ci possiamo far niente su Radish. È il suo problema più grande. I link sono un problema. Sono veramente un problema. Quanto tanca? Dai, ragazzi, 160k dalla special di uno dei PG più forti del gioco. Dai, è assurdo. È assurdo, parliamoci chiaramente, questa roba è assurda. Radish è veramente un ottimo PG, guardate quanto ha caricato, guardate quanto ha tolto Radish fisico. Il mio consiglio, ripeto, è fate full pull, cioè pullate tutto, assolutamente tutto quello che avete. Cioè Radish vale veramente tutte le stone che avete. È talmente potente che si fa sentire la sua potenza, è obbligatorio averlo, ok? Cioè non potete vivere senza di lui. E io lo capisco, è normale. Cioè ragazzi, ma voi vi trovate davanti Radish, che fate? Cioè che potete fare? Vi trovate davanti Radish e dite non pullo? Dai su per favore, è obbligatorio da pullare. Parliamoci, cioè chiaramente, senza prenderci in giro, è obbligatorio pullare. Peccato, qua siamo scesi abbastanza di vita che non vediamo la parte di passiva che è bella di TNLR. Però vabbè, ci pensa Goku Kaio LR, 8 milioni, guardatelo qua che potenza. Guardate qua che potenza, ma non è comunque alla pari di Radish, poco da fare. Radish è più potente. Cioè, in media vi farà sempre più danno Radish, vi tankerà sempre meglio Radish. La sinergia di Radish è più, più potente, ok? È molto più potente. Oh, l'active skill. Fatemi un attimo fare una cosa, giusto un secondo, perché sinceramente, ok. Skip active skill off. Ce la godiamo un attimino. Andiamo. Eccolo qua. La potenza di Radish, ragazzi. Vai. Samare! Addio Goku, madonna la potenza, 4 milioni crittati, incredibile. Ok, ora lo possiamo anche tenere primo ovviamente, c'è comunque il buff e tutto, anzi doppio buffer. Qua ragazzi caricherà un casino di danno, cioè una roba veramente assurda. Allora, vediamo, quant'è? 4,7! Oh mio Dio, fortissimo. No, è fortissimo ragazzi. Cioè questo è un danno che non vedete veramente da nessun PG. Cioè la run la sta carriando Radish fisico, ovviamente. Non prendiamo in giro Radish. Quanto pigli? Quanto pigli da questa special? Vediamo. Quant'è? Tank della Madonna. Cioè ragazzi, come prima, è uno dei PG con le special più forti del gioco. L'ha tankata benissimo, 50 di danno abbiamo preso. Non ho nulla da dire oltre a questo. 50 di danno ha preso. La potenza. La potenza di Radish fisico. Io non so più che dire oltre a pullate tutto su Radish fisico. Oh no, ho fatto una cavolata. Ho lasciato tankare Yamcha. No, cosa ho fatto? Lo showcase su questa grandissima unità che è Radish. No. Oh no, la special! Ragazzi, guardate! Guardate quanto ha tankato Yamcha morto! Questo è perché abbiamo la lead Saiyan Saga del grandissimo Radish fisico. Poco da fare. La potenza. Mamma mia. Ma guardate che roba! 4 milioni e 3 di danno. Assurdo. Veramente, veramente, veramente assurdi. Poco da dire. Tank ottimo. Va bene, credo che sia arrivata l'ora di finire qua lo showcase. Ragazzi, ovviamente Radish è un PG di merda. Sono sincero con voi ora. Mi è piaciuto fare il video in questo modo. Non pullate neanche una stone su Radish. Non ne vale la pena. Le scontate ci possono stare. Ehi, scusate, la devo fare. È troppo bella questa active. Scusate, la devo fare per forza.
Chanzu, non morire! No! No, Chanzu! Quanto danno? Chanzu! Va bene, ragazzi, è arrivata la fine del troll. Scusate, dovevo tirare quell'active skill, è sempre troppo bella. Cioè, questo TNLR a me piace veramente un sacco. Comunque, cavolate a parte. Il video era troll. Se non avete capito che era un troll, ragazzi, non so che dirvi. Non so veramente che dirvi. Ovviamente ci sono le scontate. Se vi serve qualcosa dal banner, le scontate ci stanno sempre. Anche se il PG è radish, ok? Anche se il PG è radish, le scontate ci stanno sempre. Vale la pena farle. Se ci trovate un Kid Gohan, se ci trovate comunque radish, ci sta. Avete accesso a quella lead 200. E che lead. Ovviamente, meme a parte, spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Ragazzi, radish, è finito lo showcase. Scusate, è meglio cliccare su quello giusto. È finito lo showcase. Buona giornata, ci vediamo al prossimo video. Ciao!